Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, arrestati dalla polizia quattro persone che avevano saccheggiato auto in sosta all'autogrill. Usavano un disturbatore di frequenze, così riuscivano ad aprire le auto in sosta senza lasciare neanche un graffio. Dopo averle ripulite, salivano a bordo della propria auto, pronti per il prossimo autogrill. Sono stati gli agenti della polstrada di Battifolle a rintracciare e arrestare tre uomini e una donna, tutti originari del Sud America, accusati di furto aggravato. Era stato il centro operativo della Polizia Stradale di Firenze a diramare l'auto all'interno della quale viaggiavano i malviventi. Dopo un paio d'ore è stata avvistata e fermata. Nel bagagliaio gli agenti hanno ritrovato borse e zainetti che contenevano, oltre a abiti griffati, anche un personal computer e un iPad. Nella perquisizione sono saltati fuori anche due jammer, disturbatori appunto di frequenza, che servono proprio ad inibire le onde elettromagnetiche dei telecomandi delle auto. I furti si erano verificati in provincia di Alessandria ai danni di un turista coreano e in provincia di Piacenza ai danni di una coppia di inglesi. I quattro dovranno rispondere di furto pluriaggravato e si trovano presso il carcere di Sollicciano. I turisti inglesi, appresa la notizia del ritrovamento, si sono precipitati presso la caserma di Battifolle, ringraziando gli agenti. La perturbazione in transito in queste ore sul centro-nord dell'Italia interesserà anche la Toscana tra la serata di oggi e le prime ore di domani, venerdì 3 novembre. La sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta meteo arancione per rischio idraulico del reticolo principale sino alle 18 di domani per l'area nord-occidentale, per rischio idrogeologico ed idraulico del reticolo minore sempre fino alle 6 di domani per la stessa zona. Emesse poi una serie di codici gialli per rischio idraulico, idrogeologico, temporali forti, vento e mareggiate che interesserà invece tutta la giornata sempre fino a venerdì 3 novembre. E voltiamo pagina anche ad Arezzo. Il prossimo 4 novembre le celebrazioni del giorno dell'Unità Nazionale, la giornata delle Forze Armate. Il programma prevede alle 10:15 l'inizio presso il Sacrario Militare di via dell'Anfiteatro con l'alzabandiera e gli onori ai caduti e poi la deposizione di una corona d'alloro. Celebrazioni che proseguiranno in piazza San Jacopo con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa. A seguire il saluto del rappresentante del coordinamento provinciale tra le associazioni d'arma. In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà presso il Salone d'Onore della Prefettura. E adesso parliamo di sanità. Dalla Regione Toscana infatti sono in arrivo 2.100.000 euro per la sicurezza degli operatori sanitari e sociosanitari. Un fenomeno purtroppo ancora troppo diffuso, come confermato dai dati dell'Osservatorio regionale sul rischio aggressioni, con 1.027 atti di violenza, di cui 223 fisica, registrati nei soli primi sei mesi dell'anno. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, ha così deciso di potenziare le misure di prevenzione stanziando 2.100.000 euro. E qui si parla di investimenti, ma è anche prevista una stretta sulle uscite per i dispositivi sanitari. Ne abbiamo parlato con il direttore sanitario dell'ASL Toscana Sud-Est, Antonio D'Urso, nel corso della conferenza di presentazione del nuovo direttore sanitario. Il concetto di tagli si porta dietro il concetto di sprechi. Qua non si tratta né di tagli né di sprechi, si tratta di salute e di sanità sulla pelle dei cittadini. È netta e chiara la posizione del direttore generale dell'ASL Toscana Sud-Est. Il riferimento è alla stretta sulla sanità prevista in Toscana. Un taglio che una volta messo in atto dovrebbe consentire di risparmiare 200 milioni sulla spesa sanitaria per l'acquisto di dispositivi medici. Non è che vengono impiantati su persone che non ne hanno bisogno, vengono impiantate su persone che ne hanno bisogno, e credo che una concezione di salute e di sanità come diritto assoluto dell'individuo e interesse della collettività vada tutelata in ogni modo. L'obiettivo è quello di far quadrare i conti. Si tratta di tagli, si tratta di un finanziamento insufficiente che le ASL hanno dal governo nazionale nella distribuzione del fondo. Difatti la
partita, la battaglia è quello di incrementare il Fondo Sanitario Nazionale per aumentare le risorse economiche a disposizione. Intanto l'ASL Toscana Sud-Est da alcuni giorni può contare su una nuova direttrice sanitaria, la dottoressa Assunta De Luca, che ha già maturato nel corso della sua attività dirigenziale significative esperienze presso l'Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio, nell'Agenzia Regionale dell'Emergenza e come direttrice sanitaria dell'ASL di Rieti. Ad Arezzo ha già visitato l'ospedale San Donato. C'è già aria di innovazione perché ci sono tanti lavori in corso, ma quello che vedo è che anche il personale che è all'interno della struttura sono ben disposti al cambiamento, sono assolutamente pronta a dare un ulteriore impulso all'innovazione anche per rispettare i tempi del PNRR per le risorse. All'Istituto Varchi di Montevarchi questa mattina la toccante storia dei coniugi Nepi e di Enzo Tajar raccontata agli studenti. Per noi è stata una famiglia, ma come ci sono state anche altre famiglie prima di loro, che ovviamente hanno rappresentato, oltre che per noi, però un esempio di umanità straordinaria. Una storia di coraggio e solidarietà raccontata oggi agli studenti dell'Istituto Varchi di Montevarchi. È quella di Bista e Stella Nepi che nel loro casolare di campagna a Montevarchi tra il 1943 e il 1944 diedero rifugio ad Enzo Tajar, giovane ebreo fiorentino, proteggendolo così dalla persecuzione razziale del nazifascismo. Senza impugnare le armi, ma con il coraggio morale, con l'opposizione silenziosa, il boicottaggio, l'assistenza fornita ai nemici del fascismo e del nazismo. Anche mio padre all'epoca era in guerra. Forse per i miei nonni questo era come rivedere nel signor Tajar, il proprio figlio, che è rimasto poi per sempre. Lo scorso aprile i due coniugi erano stati riconosciuti giusti tra le nazioni, la più alta onorificenza civile di Israele. In questo momento forse è ancora più importante perché abbiamo bisogno di testimonianze vere per capire quali sono i veri valori che i nostri giovani devono perseguire. Sono loro che diventeranno gli adulti e porteranno avanti l'umanità. Faranno le leggi, saranno dei politici, ma anche solo dei cittadini che dovranno sapersi rapportare con chiunque, con l'essere umano. È una lezione di educazione civica per far capire quanto poi sia fondamentale e sia possibile avere il coraggio di salvare l'altro, anche qualcuno che rischia di mettere a repentaglio la propria vita. Un momento storico come questo direi che riporta alla memoria il passato. E in maniera forse ancora più importante, perché qualsiasi guerra, dietro alle guerre ci sono solo criminali, da una parte, dall'altra, ovunque. Nel dopoguerra scrisse di quelle vicende nell'autobiografia 1943, I giorni della pioggia. Qual è il messaggio che vuol dare a questi ragazzi? It's the fact that che due persone normali hanno fatto cose straordinarie, cambiando vite ed esistenze. Dalla Fondazione Arezzo Comunità arriva una campagna sul volontariato. Vediamo il servizio di Greta Settimelli. Scusi signora, signorina. Scusatemi, mi potete dare una mano a attraversare la strada? Guarda, dove ci stanno le strisce? Io non mi posso muovere da qui. Signora, mi puoi dare una mano per attraversare la strada? Sono sempre loro, Tiziano e Paolo, che da attori ormai consumati girano una candid camera in centro ad Arezzo per capire in quanti alla fine sono disposti ad aiutarli ad attraversare la strada. Grazie. Perché passano troppe macchine, poi io sono valido. È la nuova campagna di reclutamento volontari diffusa dalla Fondazione Arezzo Comunità che invita i cittadini a riflettere sull'importanza del volontariato. Con la regia dell'ormai consolidata squadra della Poti Picture, la finalità è quella di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema di interesse collettivo e, perché no, diventare appunto volontari. Grazie. Come ci chiami?
Giulia. Giulia? Giulia. Ah, forse ti avrebbe per fare il volontariato. Ma insomma, siamo già 52 soci, quindi questo vuol dire che lo strumento ha vinto anche le resistenze. Tra gli obiettivi, uno era quello, è quello di sensibilizzare le persone ad una responsabilità individuale. La Fondazione supporta, sostiene, è al servizio dei volontari, ma la Fondazione è anche al servizio dello spirito del volontariato, che è la generosità, che è l'essere partecipi in prima persona, il non farsi da parte, è prendere per mano le persone e le situazioni. Allora questo spot è una provocazione che invita le persone a riflettere, che dimostra che alcune persone dicono sì di fronte a una richiesta, altre dicono no. A quelle che dicono sì, oltre che ringraziarli per lo spirito civico, diciamo aiutiamoci ancora, facciamo gruppo, facciamo massa. A chi dice di no gli facciamo una domanda: ti sei piaciuto? Non credo, non crediamo, non è possibile. È possibile cambiare. La responsabilità individuale è l'unica chiave per trovare risposte di comunità. Lo spot, diffuso attraverso il web, diventa quindi un vero e proprio appello attraverso la simpatia di Tiziano Barbini e Paolo Cristini. Claudio. Lei come si chiama? Sono un attore. Tu saresti brava per fare il volontariato. Lei è brava per fare il volontariato. Io sono un attore. Se fa candy camera. Sono un attore. Bravo. Tu saresti così bravo a fare il volontariato. È veramente strano un attore. Ok. Che penso? Lei è bravo per fare il volontariato. Sono un attore. Circa 150 giovani sono invece attesi ad Arezzo sabato 4 e domenica 5 novembre per l'annuale meeting dei giovani toscani dell'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes Santuari Internazionali. L'iniziativa, che si svolge ogni 12 mesi all'inizio dell'anno pastorale in una località differente, è un momento di incontro, riflessione e festa con i giovani di età compresa tra i 13 e i 35 anni. E adesso la cultura, ieri sera il primo spettacolo della nuova stagione del Teatro Petrarca. Entrate amici, entrate su, tutti insieme, venite, venite, perché la festa cominci e non finisca mai! Un grande classico, Romeo e Giulietta di William Shakespeare, con la regia di Gigi Proietti, ha aperto la nuova stagione del Teatro Petrarca di Arezzo. Un cartellone ricco di 16 appuntamenti tra prosa, danza, teatro classico e contemporaneo. Proietti non ha lasciato solamente uno spettacolo, ha lasciato una struttura molto complessa, molto ricca, di tipo produttivo e culturale, che continua a lavorare anche dopo la sua scomparsa, cercando di coltivare quella che è l'attenzione del pubblico per un patrimonio ricchissimo e sempre attuale, che è quello del teatro shakespeariano. Facciamo questo spettacolo con un grande senso di gratitudine e di umanità che lui ci ha trasmesso e anche di grande eredità che sento, anche perché lui, vabbè, forse per via della vicinanza, era molto legato al ruolo di Romeo, in Romeo e Giulietta, perché è un po' un Amleto già in nuce, è un ruolo un po' da mattatore e lui l'ha costruito così. La più nota tra le storie d'amore è stata così raccontata con maestria dal genio creativo dell'indimenticato Gigi Proietti, divenendo un viaggio d'amore, passione e tragedia. La Giulietta che ha impostato Gigi è una Giulietta che parte da un mondo contemporaneo, quindi molto vicino al mondo di oggi, e che passa da una dimensione appunto di contemporaneità a quella di un sogno dell'epoca, quindi c'è sia la contemporaneità sia l'epoca. Per quanto mi riguarda, la cosa più importante del mio personaggio è questo messaggio di grande amore che porta e anche di pace. Il mio nome, cara santa, lo odio perché ti è nemico. Se lo possedessi scritto lo straccerei. Le mie orecchie non hanno ancora bevuto 100 parole di quella voce, ma già ne riconosco il suono. Sei Romeo o Montecchi? Nell'uno o nell'altro.
bella fanciulla, se l'uno e l'altro ti dispiacciono. In Val di Chiana invece una 3 giorni con 9 autori per l'apertura della 5ª edizione del Fogliano Book Festival. Sarà uno show speciale già sold out di Neri Marco Re in programma venerdì 3 novembre alle 18 in Sala Furio del Furio ad aprire la manifestazione. Sabato 4 poi spazio ad autori e giornalisti per un pomeriggio intenso tra romanzi, viaggi e mondi lontani. E ancora in Val di Chiana, ma a Castiglion Fiorentino, la fascia tricolore per la cittadina più anziana. Si tratta di Irma Agnelli, 103 anni. Un inno alla vita, il compleanno della donna a cui non potevo mancare, ha scritto il sindaco Mario Agnelli, che ha reso così omaggio alla super nonna anche con la fascia tricolore. E l'Unione Sportiva Acli invece ha tagliato il doppio traguardo del primo anno di attività e dei primi 2000 associati. L'ente di promozione sportiva CLIS ha festeggiato questi risultati con un momento di incontro e confronto per delineare e condividere futuri progetti promozionali, sociali e formativi. Il 2024 prevederà anche l'attivazione di borse di studio formative. E ancora sport, basket, adesso vittoria per l'AME NBC Servizi contro Castel Fiorentino. Successo di platino per l'AME NBC Servizi, che al Palasport Estra riesce a piegare la resistenza di un coriaceo castelfiorentino. Gli ospiti arrivati ad Arezzo senza belli ancora fermi a quota 0 in classifica partono con il piglio giusto. Sono le triple di Rossi e Toia poi a tenere in equilibrio la gara. Castelfiorentino mette in mostra un combattivo Cantini vicino a canestro oltre ai soliti Nepi e Pucci. Nel secondo quarto gli ospiti ripartono avanti grazie alla difesa zona alternata a quella uomo che blocca i tentativi aretini di cambiare il ritmo della gara. Minuto dopo minuto i fiorentini tengono qualche lunghezza di vantaggio andando a riposo sul 36-32. Il momento migliore degli ospiti è il rientro in campo dagli spogliatoi con un parziale di 7-2 che vale il massimo vantaggio di Castelfiorentino. Nel momento più difficile Toia si carica sulle spalle il peso offensivo dell'Amen. Con grinta e amaranto riescono prima a pareggiare a quota 50, poi avere un guizzo negli ultimi secondi del terzo quarto che vale il 56-50 alla terza sirena. Arezzo prova a sfruttare l'inerzia del momento, ma alcuni errori nei tiri piazzati contro la difesa avversaria permettono a Castelfiorentino di riportarsi sotto. Gli amaranto provano ad appoggiare palloni sotto canestro per Pelucchini, che si conquista punti dalla lunetta. Una penetrazione di Toia vale il 70-62 per la SBA. Dall'altra parte ancora Nepi da 3 punti di tabellone riporta a meno 4 i fiorentini con 13 secondi da giocare. Un contropiede di Rossi chiude la partita perché in difesa i ragazzi di Coach Evangelisti riescono a tenere portando a casa il successo con il punteggio finale di 75-70. 2 punti sudatissimi che fanno salire a quota 6 in classifica la SBA, che domenica prossima proverà a sfruttare il secondo turno casalingo consecutivo ospitando alle 18 al Palasport Estra l'Etrusca San Miniato. Lo approcceremo come tutte le partite, dando il 100%. Sappiamo che sono una squadra forte, molto fisica, che fa dell'intensità difensiva la loro arma. E dobbiamo essere bravi e lucidi nell'attaccare la loro fisicità e la loro aggressività. E naturalmente giochiamo in casa, quindi sicuramente il pubblico ci darà una mano. Bene. Un'ultima domanda per coach Evangelisti per poi congedarlo. Abbiamo anche visto che durante quest'ultima partita l'Amen SBA è riuscita a portare a casa 2 punti comodi, ma però allo stesso tempo poi i risultati sono stati anche molto altalenanti, perché siamo andati sia in vantaggio, in svantaggio, per poi dopo ripiombare nuovamente in svantaggio. Ma quando giochi con squadre così esperte è normale che tu non riesca a prendere mai un vantaggio netto, anche perché noi non abbiamo il potenziale per poter vincere di 20 con nessuno, quindi saranno partite tutte punto a punto, anzi dobbiamo essere bravi noi anche quando giochiamo con le squadre più attrezzate o che stanno meglio di Castelfiorentino stasera, di rimanere agganciati per i 40 minuti per poi andare a giocarsela sul finale. Vorrei ringraziare pubblicamente tutto il gruppo dei ragazzi ultra, perché veramente il tifo è stato il sesto uomo in campo, quindi bravi a tutti i nostri giocatori, tutto lo staff, però un bravo anche alla tifoseria, perché stasera veramente sono stati di supporto. Sapevamo fin dall'inizio che la nostra squadra si affacciava a un campionato nuovo, nessuno di noi lo conosceva, ci sono ragazzi giovani che abbiamo preso in più rispetto all'ossatura di anno scorso, ma comunque giovani talenti che però non avevano mai giocato da protagonisti in queste categorie.
oggi sono chiamati a fare questo, e per fare questo passo ci vuole tanto tempo, quindi siamo anche consapevoli che la nostra squadra può solo che migliorare, e stasera il fatto che diciamo da meno 9, meno 10 per un paio di volte abbiamo ripreso la partita, questo fa ben sperare per il futuro, quindi va bene così. Ancora dobbiamo lavorare su molti errori che facciamo, però sono molto contento. Questa sera, subito dopo il TG, andrà in onda l'integrale della partita della scuola basket Arezzo. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.